Hai visto la nazionale del 17 che ha vinto il mondiale? Dai, quella sarebbe la nazionale, ma è scandalosa. Sì, perché, scusa? Ma da quando c'è un ragazzo nero in nazionale? Sì, ma sbaglio o sei straniero pure te? Sì, però non sono nero. Ho capito, ma se sono in nazionale si saranno meritati il posto, no? Boh, però dai, questi ragazzi hanno preso il passaporto una settimana prima del mondiale, non si possono vedere. Sì, ma a me sembra una bella nazionale, oltretutto sono pure forti. Debe, te che ne pensi? Boh. Di qualcosa. Andiamo. Mary, andiamo. Andiamo. Oh, ma che cavolo fai? Ma non mi rompere. Ma non vedi che stiamo giocando? Ma cosa vuoi? Non mi interessa. Perché l'hai fatto? Perché era nero. E quindi bianco contro nero, il gioco degli scacchi. Non mi piace il colore nero, cosa c'è? Poi, state tranquilli, no. Dai. Sti cavoli, stiamo giocando, no? Non mi interessa, oh, dai, non basta, mi piace il nero. Basta, dai. Ma chi è? Tranquillo. Stai tranquillo, basta. Oh. Ma mandalo via questo tuo amico. Dai. Oh, sediamoci qua. Oh, Debe, digli agli altri che giochiamo anche noi per poco. Oh, Veli, hai visto il nuovo acquisto dell'Inter? Ma che Inter? Non me ne frega niente dell'Inter. Se no com'è? Ma dai, non mi rompere, lasciami stare, non vedi che sono incazzato? Ok. Ma a posto, Veli? A posto? Sì, sì, a posto. Dai, vado a giocare. Che fai, te non vieni? No. Ma dai, non fa la sfigata, alzi, vieni. Vabbè, vai te, no? Allora stai seduto. Oh, dai ragazzi, cominciamo a giocare. Vai io e Remy e Debe contro voi tre. Dai, inizia. Sì, Remy. Sì, sì, quelli. Vai ancora. Vai lì. Debe. Poi io penso che vado a giocare. Ok, ti aspetto al bar. Sì, sì, ok, vabbè. Ciao, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, posso giocare? No, mi chiederò lui però. Cosa c'è? No, vai via. Ma vuoi solo giocare? Ma no, non puoi giocare. Oh, cosa fai? Oh, tutto bene, ehi. Oh, ma lascialo stare, ma vieni a giocare. No, non si fanno queste cose. Ma lascialo stare, vieni a giocare. Ma sei fuori di testa. Dai, non rompere. Oh. Ma tu stai scherzando cosa? Gli esami, lavorare, arrivare a casa, gli hobby. Ci credo. Tra l'altro hai sentito della Lelandi? Ma penso che si sono lasciati. Cosa ne pensi? Voi? Mary? Ma mi senti? Oh! Mary? Ehi? Sì, scusa. Cosa è successo? Ma niente, per peli. Cioè... Guarda, io devo scappare perché ho allenamento, però ci sentiamo in Skype, va bene? Ok, entra però. Mi raccomando, stai tranquilla. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Mary, com'è? Ehi, sì dai va, te? Sì sì, tutto bene, ma mi spieghi cosa è successo oggi? Ma con Veli non funziona più. Come mai? Hai visto il suo comportamento di oggi, con Aurelie? Sì. E il tatuaggio che ha fatto? Più passa il tempo, più peggiora, diventa sempre più razzista. Ma forse è il caso di fare una pausa, no? Non lo so.
È entrato in Facebook, ci sentiamo dopo. Prova sì, a scriverli. Ciao. Ciao. Se mi piace il tuo tatuaggio, è ovvio che non mi piace. Basta, Veli, basta. Ah, il negro. Il negro? Si chiama Aurélien. Che... Sto dicendo che devi finirla di comportarti in questo modo. Mi vuole lasciare. Offline. Ma va. Ho provato a parlargli. E com'è andata? È uscito. Non mi ascolta. Non ce la faccio più. Ma gli hai detto quello che pensi? Sì, ma è uscito da Facebook. Fa proprio l'indifferente. Sì. Dai, cerca di star tranquilla e pensaci bene. Poi ne parliamo domani a scuola. Beh, allora ci sentiamo domani. E a domani, buonanotte. Ok, dai. Buongiorno, prof. Ciao Giulia, tutto bene? Non tanto bene. Come avrà sentito, abbiamo dei problemi in classe con Velibor. Diventa sempre più razzista. Ce l'ha con le persone di colore. Dice che non sono veri svizzeri. Ne parleremo in classe. Stiamo trattando un argomento che si presta bene a una discussione sul tema. Stai tranquilla. Bene, ci resta poco tempo, ma vorrei comunque discutere con voi di questo filmato sulle persecuzioni naziste degli ebrei nel ghetto di Varsavia. C'è qualcosa che vi ha particolarmente colpito? Dimmi. I bambini, perché loro non hanno fatto niente di male e devono pagare per gli altri. In realtà anche gli altri non avevano fatto niente di male nel ghetto di Varsavia. Adesso vi faccio vedere alcune immagini. Una prima foto dove vedete una famiglia con la caratteristica stella di Davide, che era il segno distintivo per indicare le persone che dovevano essere arrestate e deportate. Una seconda immagine che riguarda proprio un bambino, nel quale vedete il numero tatuato sul braccio. Le persone venivano registrate in questo modo nei campi di sterminio prima di essere uccise, dove erano eliminate semplicemente perché qualcuno pensava che non fossero veri tedeschi. Oh, Debe! Debe, vieni di qua. No, vieni. Vado con loro. Va, ma che scuola. Andiamo a casa. Ehi, grande, non si vede, no? No. Appunto. Come è andata la lezione? Cosa? Com'è andata? Ma non bene, non bene. Non perché non capivo quella roba lì. Mentre mi schiattava. Ah, sì, no, il logaritmo è nostro. No, parte di scherzi, andiamo a mangiare un po' di tonno. Ho visto gol dietro, tanta roba. Sì. Gol dietro, contro il Bari. No, andiamo visto. A mangiare panini. Fuori, noi stiamo parlando di calcio. Ma non mi interessa, beh. Va bene, andiamo a parlare nel bar, dai. Ecco. Va bene, ma vuoi panini? Pa.
Basta, Veli, basta. Devi finirla di comportarti in questo modo. Se mi piace il tuo tatuaggio, è ovvio che non mi piace. Sbaglio, forse è straniero pure te. Vado con loro, con loro. Ragazzi, non è che posso giocare? Vai, niente. Grande ore. Vai, vai, da qui. Sì, sì. Grande ore. Grande ore. Gioca, vai, gioca, ragazzi. La vera scelta non è tra non violenza e violenza, ma tra non violenza e non esistenza. Se non riusciremo a vivere come fratelli, moriremo tutti come stolti. Martin Luther King.